Tra le note della musica medievale trovadorica emerge un tema persistente: l'amore per la donna, una figura quasi mitica, eterea, distante, protagonista celebrata e sofferta dai suoi spasimanti poeti musici. Oggi però viriamo angolatura. Che cosa accade se a comporre non è un trovatore uomo, bensì una trovariz donna? A questa domanda proveremo a rispondere attraverso la figura affascinante della Contessa de Dia, una protagonista della poesia e della musica a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Di lei non ci sono rimasti solo versi, ma anche una melodia contenuta nel manoscritto du Roi. Per cui buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi parleremo delle Trobariz con particolare attenzione alla Contessa de Dia. La nostra barchetta è sempre lì che freme per una nuova procellosa avventura. Sigla!